Benvenuti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi andiamo ad analizzare un vero e proprio capolavoro, diciamo, della storia dell'arte, che è la canestra di frutta di Caravaggio. Questo quadro, infatti, è un'opera giovanile del maestro, databile tra il 1597 e il 1600, e per la prima volta, o comunque tra le prime volte, in cui compare una natura morta, diciamo, al centro dell'attenzione. Il tema della natura morta era già noto agli artisti, ma di solito fungeva da contorno per altri soggetti. Questa natura morta, in questo caso, è la protagonista assoluta della tela ed è ricca di simboli cristiani, motivo per cui fa parte della collezione della Pinacoteca Ambrosiana. Proviamo ora a leggerla partendo da sinistra verso destra. La cesta di vimini o fiscella, che è anche il primo nome della tela, è ricca di frutta, però di stagioni diverse. Il limone, con queste foglie larghe, può essere interpretato come simbolo di salvezza, poiché è considerato come antisettico. Poco sopra, invece, troviamo un fico, che è un frutto un po' ambiguo, poiché è associato alle figure di Adamo ed Eva, i quali si coprono proprio con le sue foglie appena cacciati dal paradiso. Infatti, forse non totalmente a caso, troviamo al di sotto del fico una mela, anche leggermente bacata. Infatti, non era intenzione di Caravaggio quella di rappresentare al meglio, diciamo, i propri soggetti, ma anche per quanto riguarda frutta e verdura, aveva lo stesso principio rispetto al quale rappresentava le persone, diciamo, dei bassi strati sociali. Quindi anche la frutta e la verdura potevano presentarsi con delle ammaccature non proprio perfette. Altri due simboli importanti che possiamo trovare all'interno del nostro quadro sono l'uva, cui frutto, appunto, da cui si ricava il vino, e quindi di conseguenza quello che è considerato il sangue di Cristo, e la pesca, che secondo la dottrina cristiana è formata da tre elementi, quindi la polpa, il nocciolo e il seme al suo interno, e quindi paragonabile alla Trinità. Ultimo dettaglio che rimanda alla natura morta come memento mori e quindi alla vanitas, quindi tutto ciò che è terreno che va a finire, sono le foglie. Infatti, se notiamo, sempre guardando da sinistra verso destra, le foglie sembrano diventare sempre più raggrinzite e morte. Quindi possiamo proprio intenderlo come diciamo, un riferimento alla caducità della vita.